Eccolo lì, non più nel suo sgabuzzino, ma bene, sì. con un audio peraltro pessimo, ma va bene lo stesso perché sei, hai i tuoi Così auricolari. Li hai trovati nell'uovo Kinder, quegli auricolari lì? Guarda, sono anche della BIT, quindi auricolari della BIT che fanno... Della BIT sarebbe la Beats? Sì, Beats. Ok. Quindi questo questo abbiamo in cantiere oggi quindi fatelo andare bene ma ai ragazzi e alle ragazze va bene perché loro ci vogliono bene così come siamo non come te che fai lo schizzinoso hai capito va bene no se riusciamo a migliorare la qualità dell'audio del posto st stiamo lavorando non è detto che magari in futuro riusciamo anche a, a regalare un'accoglienza visiva diversa allora amici come avrete capito eh, Matteo Soragna non è a casa sua eh, perché è a Parigi in questo momento, senza vuoi dirci? Di senza di te sono senza... sbagliato. Sono sbarrito, no, non so Ho cosa deciso fare. io di non venire, quindi vai. Eh, fa... eh, eh, io, vai. Anche se hai deciso te, mm. sono comunque senza di te, hai capito? Io, a prescindere. Beh, infatti, bisogna cominciare a pensare alla vita separata. Non è che possiamo andare avanti tutta la vita sempre so, così. Comunque, so già con che chi te... ti, vuoi, con che ti vuoi legare, lo so già, e io accetterò tutto, Alessandro. No, mi te... voglio legare con nessuno, io, io voglio ascolta, il tuo bene. Ascolta, <ride> come potete sentire, <coughs> ti aiuto anch'io. Vi racconto una cosa prima di entrare nel dettaglio della puntata, eh. settimana scorsa ho fatto una telecrona con Matteo Soragna. Ok? È arrivato la mattina aveva questa, dice guarda che io ho un po' giù la voce, non riesco tanto a parlare, bene, eh, finisce la telecronaca, ma no, perché sai, c'è mia moglie che ha 38 e mezzo di febbre. Bene, grazie di avermelo detto per tempo, che magari potremmo separare eh, le speaker. Il giorno dopo ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, è venuto a fare un'altra telecronaca, perché c'erano un po' di nostri colleghi che avevano chiesto di prendere dei giorni di riposo e quindi... Matteo stava facendo gli straordinari e poi è tornato a casa perché gli è venuta la febbre pure a lui. E con un bel po' di ritardo ha, ha contagiato anche me. Non sapevo se effettivamente sia stato io a contagiare. Sì, no, sei stato nemmeno. tu, sicuramente perché dopo due o tre giorni è cominciato a venire anche a me il raschietto la tossina. Adesso io, purtroppo, io ho questo problema qua. Adesso poi magari domani mattina eh, mi alzo. Che ho... Eh, diversi, eh, le... Ne ho diversi, ma il mio problema è che quando io mi ammalo, non mi ammalo. Nel senso che. A me la febbre non viene mai. Non è che mi viene 39 di febbre, tu hai, hai avuto fino a 38,5 no? in sì, questi sì, giorni, sì, sì, sì. Eh. a me la febbre non viene. Cioè, io, mi viene il mal di gola, la tosse, magari un po' di raffreddore e col fatto che non la sfogo con la febbre, mi resta e mi dura un po', infatti è. 4-5 giorni che me la porto dietro così, poi magari domani mi alzo e ho 40 di febbre, non esatto. lo so, però volevo ringraziarti per questo Matteo. Ma se io io stato... sono qui anche per questo, cioè tu sei convinto che sia stato io, <ride> ma non lo sappiamo perché potrebbe tranquillamente non essere così, se fosse così <ride> mi spiace, non so cosa dire. Sono non arrivato a po'. Parigi che fa un freddo dell'anima. Come l'anno scorso, perché l'anno scorso sì, c'è un freddo incredibile. Un freddo lupo anche l'anno scorso e mi sono ritappato il naso arrivando qua a Parigi, così dal nulla, quindi... Devi fare dei bei fumenti, Matteo. Ma li facevo a casa, li facevo a casa, ma sono arrivato a Parigi è un po' diverso, eh, non c'è una pentola è il fuoco. Senti, com'è l'atmosfera, al di là della temperatura? Si respira l'NBA a Parigi o per adesso ancora niente? In realtà guarda, siamo arrivati stasera, quindi il tempo di arrivare in albergo è a mangiare un boccone e tornare qui in camera. Eh, sai che in hotel siamo come l'anno scorso qui di fianco alla cordarina eh, con tutti i suoi belli fotografie e tutto eh, domani secondo me già ci renderemo un attimino conto perché domani andremo a palazzo eh, per gli allenamenti per le interviste tra l'altro eh, Nico ci ha, dato, ci ha dato dei nomi che se vengono rispettati quei nomi per le interviste siamo contenti. Possiamo dirli, eh. Se, non è sì, che no, se, visto... sia. se vengono rispettati abbiamo da una sì, parte. Perché loro ti dicono: ci sono queste cose, poi all'ultimo momento magari cambia la, la schedule sono... spesso oppure... È così, spesso è sì, così. Spesso è così, però la proposta che ci è stata fatta di interviste di giocatori sono... Sono Ken Thomas e Michael Bridges da una parte. Sì. e Ivan Mobley e Donovan Mitchell dall'altra quindi se dovesse andare così saremmo molto 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 contenti ecco. esatto come scrive il nostro amico Giovanni Serio che è lì in trasferta con te a Parigi <ride> okay. che ricordiamo è il realizzatore di Sky basta non portare mamma e ci fanno intervistare, intervistare i big e infatti io apposta non sono <ride> e, poi, e poi così lo, lo gli facciamo fare una brutta figura Ale Donovan perché lui 3-4 anni fa ha, ha stampato un... dal 2018 ha detto ha dal 2018. Dal 2018, stampato un foglio che ha appeso uh, dentro una sala speaker dove ha detto Donovan Mitchell sarà l'MVP del 2025 teoricamente deve vincere l'anno prossimo però esatto. fa, fa ancora in tempo quest'anno no, quest'anno pare di <ride> no no, quest no, <ride> quest'anno no ma dico no. per il 2025 eh sì, farebbe sì, ancora in tempo sarebbe, sarebbe tempo, ancora quindi... in tempo, esatto Merti vediamo, vediamo New... metti che vada a New York sei... E a New York poi New York svolta, in... svolta cambia tutto. tutto, e chi lo sa, chi lo sa, va bene. Allora, poi parleremo un po' anche della partita di Parigi per il fatto che sei lì, eh, però abbiamo deciso di riaffacciarci perché un paio di cose secondo me. Stanno succedendo nell'NBA, Cominciamo... dovevamo farlo prima, ma io ero a letto con la febbre, quindi non l'abbiamo fatto prima esatto. Poi ad io che non ho la febbre, ma come se ce l'avessi, invece, a differenza di Matteo Soragna che barcollava a casa, sono qua eh, tranquillo eh, davanti a lui a parlare. Peraltro, quando stai malato, la voce è più sensuale quindi viene meglio. Allora, Matteo, eh, sì. la, no. la tua sì, la mia no la tua no parliamo della notizia quella che diciamo ha, ha scioccato l'NBA da un certo punto di vista delle ultime ore che è l'infortunio di Jamorant eh, si è fatto male durante un allenamento sabato eh, un problema alla spalla tra l'altro tu posso chiederti se è lo stesso problema che hai avuto tu nella tua carriera che ti ha allora, costretto è, a saltare non hanno ancora detto che cosa si è fatto hanno semplicemente detto che si è fatto male alla spalla no, cioè non come hanno detto che ha un, uh, un, uh, una lesione al leibroom, che è il cercine, che è detta molto, 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 molto semplificata. È come se fosse... Allora, il cercine, l'articolazione della spalla è una... Lezione che... di anatomia di Matteo Soragno, no, ah, vai. Spiego così, se anche qualche cosa sì, sì, che sì. ci segue. Eh, l'articolazione della spalla è un'articolazione sottovuoto. È tenuta proprio sottovuoto da una guaina che c'è tra la, la testa dell'omero e la glena, diciamo, la, la, insomma, dovrebbe essere così. Eh, ed è questa guainetta che tiene sottovuoto tutto. Quando ti sublussi una spalla o te la lussi, quella guaina lì si spacca. E quindi tu non hai più l'articolazione sottovuoto, vuol dire che tu tutti questi movimenti qua li puoi fare tranquillamente. Ma appena fai un movimento così, la spalla esce. E quindi serve. Io mi sono fatto due operazioni e me le sono rotte tre volte le spalle una, mettendo, tutte e due, mettendo a posto anche la, il Cercine e infatti stagione finita solitamente i protocolli adesso della, di un intervento alla spalla sono sui sei mesi, quindi avrà del tempo per rimettersi a posto Tra l'altro non, non lo scopriremo mai, perché quando ci sono questi infortuni qui è difficile che... Eh, o è venuto fuori una notizia ho letto da qualche parte quando c'era veniva riportata la notizia del suo infortunio tipo che raccontavano che è accaduto a causa di un uh, movimento tipo intenso di forza che lui ha fatto adesso te lo semplifico no eh, che potrebbe essere o perché stava magari facendo i pesi in vento, o perché magari invece è andato, non so, su al ferro e ha voluto fare una schiacciata forte. E a, a, perché quando morentava al ferro è uno che non è che si risparmi tantissimo. Ma tanto, se ha fatto questo se si fosse fatto male facendo una schiacciata, non lo, lo sapremmo mai. Eh, e quindi eh. c'è Connie che ti chiede se per caso, visto che ha l'esame di anatomia, tra un mese vuoi andare <ride> al posto su a farlo. No, scusami, Kenny, Connie, scusami, Conni, Conni, adesso, visto che se è vero che hai l'esame di anatomia tra un mese, quello che ho spiegato in maniera molto ABC e potabile è corretto? Vediamo se ci risponde Conny rispetto a quello che ho detto. Io so che è corretto perché ripeto: mi, mi Ma sono. Ma ti ben... sta dicendo di andare al posto suo perché, evidentemente, non lo sa o forse deve ancora prepararlo. No, però vediamo, vediamo se Croni ci risponde. Se ha, se ha un esame di autonomia tra un mese, io spero che abbia già cominciato a studiare. Qualcosa e sì, <ride> poi <ride> vediamo, vediamo di che tipo è. Allora no, lo so che è così perché mi sono operato due volte. Il mio dottore mi ha sempre spiegato tutto. Quindi. Ok, siamo nel, nel diciamo nella, nella scheda di Jamorant diciamo Morant. Chiaramente quando lui è rientrato, c'era stato un impatto positivo da parte della squadra, perché le nove partite che lui aveva giocato, sostanzialmente il 65% delle partite vincevano con lui, attaccavano molto meglio perché segnavano 6 punti. No, non un attacco particolarmente eccezionale, eh, perché adesso è eccezionale per gli standard di oggi. Per gli standard di oggi, dove un att buon attacco è abbondantemente sopra i 120 punti per 100 possessi. L'impatto con lui in campo, come vedi, poi ci sono sempre quattro compagni, lo spieghiamo. Rapportato su 100 possessi, sostanzialmente pareggiavano la partita con lui in campo. Il fatto è che quando lui usciva e quando non c'è stato in questa stagione vanno sotto e anche di poco. E stiamo comunque sempre parlando di uno che viaggia 25-8 assist e quasi 6 rimbalzi. Eh, adesso, se tu sei Memphis, come dire, approfitti di questa cosa? Al di là di. Ho sentito delle persone che mi scrivevano e dicevano ma. Se lo sono inventato l'infortunio perché vogliono tankare, perché capiscono, vedono, cioè, mi sembra una roba un po', un po' eccessiva, diciamo, questa cosa qua. Eh, però tu, se tu sei Memphis, vai, vai per il big tank, perché ricordiamo che, che loro in questo momento hanno tre dei sei giocatori più pagati della squadra che sono fuori, che sono Morant, Steven Adams e Brandon Clark. Eh, Detto che poi possono fare degli esperimenti provando a far crescere qualche ragazzo, diciamo giocatore con meno esperienza l'anno prossimo, quando poi entrano tutti i contratti. Anche se c'è Kenar che ha la team option, quindi eventualmente loro possono liberarsi, che ha 14 milioni di dollari. L'idea è provare a, a pensare a costruire più sul futuro? Secondo te, o è quello di dire proviamo a fare del nostro meglio con la squadra che abbiamo? Perché ci sono alcuni giocatori che poi può capitare, insomma, Smart che ha sempre giocato per vincere negli ultimi anni, Bane che mi sembra un discreto competitor, cioè altri giocatori così. Eh, poi è ovvio che non è che arrivano e dicono adesso perdiamo, da questo momento iniziamo a perdere, perché poi tutti quando vanno in campo vogliono cercare di vincere. Ma guarda, il Taylor Jenkins non mi sembra un allenatore che possa avere questo tipo di approccio. Hai citato Marcus Smart e se vuoi tancare con Marcus Smart vuol dire che Marcus Smart non lo fai più giocare, perché non sono convinto che in questo momento della sua carriera Marcus Smart abbia voglia di giocare e perdere tutte le partite e stare lì a far tancare. Cioè non me lo vedo proprio lui come tipologia, ok? Poi è vero che da solo uno non può decidere, ma avresti in casa un giocatore che è arrivato lì per dare un imprinting e poi la scelta è quella raga Lasciamoci andare, non, non me lo vedo davvero già morante con quell'approccio, e poi non lo so. Secondo me, non è mai sei comunque una squadra che è ancora giovane e non puoi prendere delle brutte abitudini, non puoi prendere delle brutte abitudini anche se ti viene fatto capire dallo staff piuttosto che dal front office. Eh, secondo me, è sempre giusto. Tanto non è che debbano poi sforzarsi così tanto, eh. Perché senza Giamorrent il record è di una squadra che fa fatica tantissimo a vincere le partite. Quindi non, non, non mi sembra che abbiano iniziato dicendo oh, tanchiamo eh, intanto che non c'è Giamorrent. È e che non riescono a vincere le partite. È vero che Marcus Smart è stato fuori un po', un po di partite, adesso è ritornato. Eh, secondo me rimarranno così, ma faranno fatica a vincere. Semplicemente no. quello. La vera domanda, secondo me, è se loro pensavano. Con questa squadra, poi ovviamente Steven Adams si è fatto male. Brandon Clark sta ancora recuperando dal fortuno al tendine d'Achille, magari nel, nel, nella testa di, di Memphis, cioè secondo noi. Ricordiamo che fino all'anno scorso loro erano prima di tutto il casino esploso per le, le, le vicende di Morant fuori dal campo. erano. Una, tutti pensavano potessero essere una contender, no? Voglio dire, poi. Sono cambiati gli equilibri. Hanno mandato via Dylan Brooks, che era il, se non il secondo, il terzo giocatore di personalità della squadra. Hanno provato a cambiare qualcosa. Non che, non che arrivando smart sia arrivato uno con poca personalità. Si intende. però secondo me il tema è: loro pensano che se le cose si sistemano con Morent che rientra e eh, ci hanno già detto che per l'inizio della prossima stagione sarà a posto. Eh, Bane, con un anno in più, smart. La squadra che hanno sperando di avere Steven Adams, che però ormai sono più le partite che negli ultimi due anni non ha giocato rispetto a quelle che gioca Brandon Clark, eccetera. Gli dico proviamo a fare una run ancora con questa squadra qua. O forse prendo Kennard, che è facile perché essendo all'ultimo anno di contratto con la team option è uno che fa gola. Per cui, se tu hai un giocatore che, che non, non vuoi prendiamo la VIN che viene comodo. Chicago dice, uh, visto che non posso avere in cambio niente per la VIN, mi prendo Kennard, poi c'è ovviamente differenza nei contratti, dovrebbero attaccarci qualcosa, perché poi quando arrivo alla fine della stagione io Kennard posso buttarlo in mare, nel lago e, e, e ricostruisco in un'altra maniera. Quindi se sei Memphis, dici aspetto e comunque provo a... A, a, sperando che siano tutti a posto fisicamente quando ricomincio l'anno prossimo, faccio un tentativo eh, augurandomi che nessuno si faccia più male, o provi magari a ricostruire e a cambiare qualcosa, magari a fare delle trade a scambiare qualcosa già da questa stagione? Eh, è una bellissima domanda. Eh, allora, secondo me, Memphis con il roster che ha può arrivare <coughs> scusatemi, fino a un certo punto, e quel certo punto, secondo me, lo hanno già esplorato. Poi è vero che hanno un anno in più e possono migliorare, con Giamorente hai una spinta diversa, un entusiasmo diverso, un'intensità diversa. Bane ormai è quel tipo di giocatore, è un bel giocatore solido. Io credo però che con Brandon Clark, con lo Steven Adams, che io adoro, eh, perché lo adoro, però non probabilmente nel ruolo che ha adesso, potrebbe essere utile invece con un altro ruolo. Jackson Junior che è un bellissimo giocatore, io non sono convinto che abbia tanto spazio per fare degli upgrade all'interno del suo gioco. Certo che migliorerà perché l'esperienza lo aiuterà, è un lungo, e solitamente i lunghi maturano un po con, con un po' più di tempo rispetto alle guardie, però non so quanto upgrade abbia ancora a disposizione. Non sarei stupito se volessero dire, sapete cosa, ci teniamo i nostri due o tre punti chiave e poi proviamo addirittura a ripartire in un altro modo. Però vorrebbe dire che Memphis è un mercato abbastanza forte da, da attrarre qualche superstar che arriva e ti può far fare il salto di qualità di cui hai bisogno? Forse no. No, però devo dire diciamo che loro comunque sono abbastanza stati bravi se vai a vedere i giocatori fondamentali, cioè se prendo Bane, Jaron Jackson e sì, Morant, li hanno scelti, loro, gli hanno gli hanno scelti quindi e infatti, forse, è... Tu forse è quasi meglio dire provo a scegliere. Il problema è che se scegli, siccome non è che in uscita dal draft c'è un LeBron James che è pronto, e anche il più pronto che tu puoi trovare, non sarà mai pronto per avere un impatto subito nella NBA. Qualsiasi giocatore prendi, devi dargli anche Wembaniama voglio dire, lo vedi adesso a San Antonio. Sicuramente fa 20 a partita, ci mancherebbe altro, però non è che ti fa vincere le partite. Poi, magari se Wembaniama lo mettessi a Memphis con Morant, Bain, Smart e, e Jared Jackson, magari vincerebbe più partite, sicuramente, come, come capita a Holmgren a Oklahoma City, però ecco, è un bel tema. Secondo me Memphis avrà modo di, credo, di riflettere su questa cosa qua. Hai ridi perché volevi aggiungere qualcosa? No, perché hai parlato di San Antonio e se forse a Memphis, magari l'altra sera guardavo San Antonio, e tra Vassel, Jeremy Sohan e Kelton Johnson non fanno una scelta giusta che sia una eh? di pallacanestro, pura ne sto parlando, c'è proprio Sohan. E io non, non, non capisco perché Popovic continui a. Fagli fare quello che fa. Dici cioè, che sono giocatori istintivi. <ride> più che, istintivi, più che cerebrali. Sohan, è, cioè, ora come ora, cioè, non sai neanche cosa aspetta. Poi è tecnicamente è talmente povero che ha tanto il pallone nelle mani, essendo tecnicamente molto povero, quindi cioè, fa dei danni ogni volta. Beh, è Popovic che l'ha messo in quella posizione, però, eh, quindi non è che lui abbia tutte le responsabilità eh, Vassel e Keldon Johnson eh, cioè si vede che non sono dei passatori e Wen Banyama in questo momento ha bisogno anche di qualcuno che lo ingaggi in altro modo perché può essere molto utile in altro modo ma Keldon Johnson e Vassel sono due che hanno bisogno del pallone in mano che tirano tutto quello che gli capita per le mani quindi anche Wen Banyama nel, nel suo ambientarsi allo stile, al modo, ai contatti, al suo corpo, al suo corpo insieme agli altri, a di fianco giocatori che non lo stanno aiutando nello sviluppo. Va bene, chiudiamo la parte legata a Morent rispondendo ad hoc che dice c'è anche da vedere l'anno prossimo se questo intervento possa influire sul futuro fisicamente. Io non credo, cioè non è un ginocchio. Qui parlo eh. per esperienza personale, scusa se ti interrompo. Sì. Eh, No, eh, si perde qualche grado di rotazione, ma è in influente. Poi spalla sinistra o spalla destra, che mi sono perso in dettaglio. Destra direi. Vabbè, la spalla di tiro, quindi è, è un po' più una rottura di palle, diciamo. Ma ti. Perché quando, poi allora, un po' il suo gioco, il suo essere così aggressivo che ogni volta che va su porta il pallone dietro, che okay? quello all'inizio, potrebbe essere un problema. Ma se fa. Una fisioterapia corretta, un percorso di riabilitazione e di rieducazione corretto e fa potenziamento per come deve fare, poi ritorna una spalla come l'altra. Va bene, staremo a vedere quello che succederà. In bocca al lupo, già eh, mi spaventa un po' adesso il fatto che avrà molto tempo libero, e quindi avrà modo di stare fuori dal campo, lontano dal campo, con, eh, con i suoi amici, quelli della sua gang della sua cricca, eh, quello può essere un po' pericoloso, però... Con suo papà. <ride> esatto, anche con suo papà. Eh, allora, prima di entrare nel dettaglio degli altri temi che abbiamo deciso di approfondire in questa puntata, una fotografia sul, sul momento della stagione. C'è una squadra che è estremamente continua ad est, che sono i Boston Celtics, che continuano, anche se hanno perso eh, proprio stanotte contro Indiana. E a proposito altro infortunio però fortunatamente eh, questo di ehm, ali, burton. ali burton pare uno stop di due massimo tre settimane quindi dovrebbe essere inferiore ricordiamoci che l'anno scorso lui aveva cominciato la stagione indiana stava andando bene poi dopo ha saltato dieci partite lì è un po' cambiata la stagione dei pacers eh, comunque boston ha più ha tre vittorie e mezzo di vantaggio sulla seconda, è imbattuta in casa. Ricordiamo che è 17-0 in casa, cioè il fattore TD Garden è devastante fino a questo momento. È una cosa, secondo me, molto bella dell'Est, eh, dovuto al fatto che, per esempio, anche squadre come New York, che è in questo momento la squadra che, ha la, nel momento in cui stiamo parlando, ovvero nella serata di martedì, alla striscia più lunga di vittoria adesso, cioè quattro vittorie consecutive, sembra aver giovato. Sembra giovarsi della trade che ha portato a Nunobi, quantomeno per l'equilibrio della squadra. È esploso apparentemente in queste quattro partite. Eh, ha, 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 diciamo, ha sbagliato solo quella con Philadelphia Randall, perché ha segnato otto punti lì, ma le altre ha fatto 38, 39, 35. Quindi lui sta andando molto bene. Se Randall trova continuità e va bene, eh, magari all'interno di un equilibrio diverso. Tu mi, me ne parlavamo oggi in redazione ha qualche pallone in più adesso, senza Barrett, cioè Ha la possibilità in generale, già Randall è uno che tiene la palla in mano. Branson è uno che tiene la palla in mano. Anobi, non la vuole perché tira solo sugli scarichi. Barrett era uno che voleva più la palla in mano, mi sembra che abbiano trovato un discreto equilibrio, il campione di partite è troppo piccolo, eh. sì, è dicevo loro sono in mezzo a questo quintetto di squadre che dalla quarta all'ottava hanno tutte il record di 21-15, sono un po' staccate dalla terza che è Filadelfia, che è quella che secondo me fa il terzetto di testa, sono quelle lì, anche se poi parleremo di Milwaukee che sta un po' sbandando, però è, è veramente una bellissima corsa adesso, ad oggi. Sì, sì, lo è adesso su, su Rendon ovviamente il, il sample è troppo ridotto, però ha già aumentato i tiri a parte contro Fiat che se ne è presi solo 11, poi è sempre 23-24 tiri. Invece, prima solitamente erano 18-19 tiri. Ma andando via, Barrett che tirava, arrivando un giocatore che è molto più di equilibrio, eh, qualcuno si deve prendere quei tiri e il, quel qualcuno saranno sicuramente Branson e, e Rendon. Eh, è una squadra più equilibrata probabilmente. Eh, però rimane New York, eh? cioè rimane quella squadra lì, quindi con, con quelle caratteristiche. Eh, è effettivamente è interessante l'equilibrio, l'Est di adesso è l'Ovest prima dei play-in dell'anno scorso, <ride> dove c'erano sette squadre in eh, una partita o una partita e mezzo, che era pazzesco nel finale, eh, vediamo come va avanti, Boston sta dimostrando di essere ad oggi la più forte, a Est sto parlando. Poi, poi Boston, aggiungo una cosa, Samuel dice New York non potrà mai arrivare oltre il secondo turno di playoff, gli manca una vera stella, è possibile perché onestamente io, le prime tre credo che abbiano comunque una marcia in più rispetto alle altre, poi, poi magari andiamo su Milwaukee, Miami che continua ad avere problemi perché… Prima mancava Hiro, adesso manca Butler, bisogna vederla e testarla. Poi si è fatto male anche Lauri, bisogna vederla e testarla un po' più sul lungo periodo quando la squadra sarà al completo potrebbe diventare magari lei alla fine la quarta forza come ha fatto, come ha fatto negli ultimi anni, come ha fatto soprattutto l'anno scorso. Però stiamo a vedere. Io quello che ho detto anche l'altro giorno in telecronaca, abbiamo fatto la partita tu e io eh, quando mi hai attaccato l'influenza Minnesota <ride> contro New York... Eh, io ribadisco quello che ho detto in, in commento: che secondo me dalla trade è uscita più rinforzata a New York, anche se la stessa Toronto ha vinto tre delle ultime quattro, tra cui per esempio una partita a, a San Francisco contro Golden State, che ha tutti i problemi di questo mondo, e Toronto sta vincendo anche delle partite, diciamo nel, in, in giro in trasferta, in trasferta ad ovest. Um, io direi, visto che stiamo parlando dell'Est, stiamo un attimo ad Est per parlare dei Milwaukee Bucks. Uh, allora, lì, nonostante siano una squadra solida, nonostante siano una squadra che vince, possiamo dire così, Beh, sì. uh, dal primo di dicembre ad oggi ci sono solo quattro squadre che hanno un record migliore dei Milwaukee Bucks. I Clippers, e ne parliamo dopo, che hanno vinto 15 delle ultime 18, i Celtics 14-4, i Thunder 12-5 e i Nuggets 13-6. Io continuo a pensare che i Nuggets siano, comunque restino la migliore squadra ad ovest, ovviamente essendo anche campioni in carica. Milwaukee ha vinto 12 partite, ne ha perse 6, che è lo stesso record che ha, ha avuto New Orleans. Eppure, nonostante sia una squadra solida, nonostante sia una squadra che in questo momento è seconda ad est, Avendo tre partite e mezzo di ritardo rispetto ai Boston Celtics, ci sarà eh, settimana venerdì mattina, nella notte tra giovedì e venerdì. Noi faremo io farò la telecronaca del Paris game mentre Matteo la guarderà dal vivo da lì. E nella notte abbiamo preso anche Boston Milwaukee, perché sono le prime due ad est. Quindi venerdì mattina poi troverete anche questa partita su Sky Sport. Eh, Dicevo, ha, ha, ha un po' perso la pazienza Gianni Saleto Cumbo, che dopo la sconfitta contro Houston eh, ha un po' alzato la voce in questi ultimi giorni, diciamo, un, sono parole relative al 6 gennaio, eh, non sono particolarmente contestualizzate su un fatto o su una sconfitta ma in generale sul momento della squadra, applauso alla fantasia del titolo di Matteo Soragna, mi chi deve fare meglio. Ecco, bisogna leggerla per capire, perché così sembra... Cioè, Miluo chi, che viene scritto in un altro modo, io ho scritto Miluo, io avrei messo anche la U, forse... Miluo chi deve fare meglio. E lui ha fatto questa intervista che probabilmente avrete visto eh, nel suo loculo, nello spogliatoio, eh, dove ti dico, ridico quello che ho detto anche oggi a, a Basket Room, perché l'abbiamo fatta vedere. A me è sembrato quasi un po' goffo, posso dirtelo, nel suo sfogo, perché nel suo modo, we have to uh, play better, we have to defend better, we have to be coached better, everybody have to do better, uh, e ha detto anche, la cosa che ha fatto ridere, che è anche il... il diciamo, il ragazzo dell'equipment noi l'abbiamo semplificato col magazziniere che deve lavare le nostre divise, insomma, le nostre cose meglio, cioè, come dire, talmente tutti dobbiamo fare meglio che anche quello che lava le divise deve lavare meglio le divise. E, e, è un messaggio, come dire, dobbiamo tutti fare meglio. Tra l'altro dentro ha messo anche e soprattutto gli allenatori. Io non sono così convinto che Yannis apprezzi l'allenatore che è seduto sulla panchina in questo momento e non sono nemmeno così convinto che l'allenatore dei Bucks sia All'altezza oggi, poi domani vincerà il titolo e, e verremo smentiti eh, di quella squadra e che abbia sotto controllo tutto quello che succede e eh, succede ogni volta nelle partite. però anche nella partita di questa notte contro Utah, per, do, peraltro dopo lo sfogo di Yannis, è, è questa secondo me la, la parte che scricchiola. Perché ti dico goffo? Perché, come dicono gli americani, usano il termine lead by example. Tu puoi, secondo me, mandare un messaggio, io l'avrei mandato dentro lo spogliatoio, non con le telecamere, ok? Non al microfono, avrei detto semplicemente, dobbiamo cercare di fare meglio, punto, non la spatafiata con un messaggio a tutti. E soprattutto poi quando si chiude lo spogliatoio, se voglio fare il leader, li prendo e dico, o... Oh, non è che lui non stia guidando con l'esempio, perché è appena stato votato giocatore del mese della Easter Conference facendo dei numeri da capogiro, peraltro. Però produrre delle statistiche in campo, oppure fare il leader vero della squadra che dice adesso vi porto dietro, io, adesso vi trascino io, ma perché uno lo fai ridere, uno lo attacchi al muro, uno glielo vai a dire, l'altro lo porti fuori a cena. Sto inventando. Quello secondo me è il, è il leader della squadra. Poi non hanno tempo perché giocano ogni giorno e, e il suo modo è stato questo. Però, non lo so, la cosa che mi, mi stona tantissimo è che dopo che lui alza la voce, boom, pronti via, inizia la partita, vanno sotto di 30 con Iuta. Cioè, è questa la cosa che, che mi che stride secondo me cioè non c'è stato un minimo di reazione, non c'era Lillard, eh? ricordiamo che non c'era Lillard, però non lo so, secondo me eh, c'è qualcosa che non mi torna e chiudo e ti lascio la parola, il tema è nel momento in cui tu fai quel tipo di rinnovo, ti portano Lillard dopo che tu hai minacciato sostanzialmente dicendo se non mi fate la squadra da titolo io poi... Poi magari vado da un'altra parte perché lui l'aveva detto, ve lo ricorderete. Io voglio vincere, non importa dove. Arriva Lillard, rifirma, prolunga. E nel momento in cui arriva questo, o oh, sono secondi a destra, eh, ricordiamocelo. Ma non vai proprio come ti immaginavi di andare, perché quando perdi, perdi Malino. E quando le cose non funzionano, è, è palese che non funzionano. E qualche volta vinci anche giocando male. E questo poi può essere invece, magari, anche una cosa positiva. Perché se domani trovi il modo di giocare, infatti, lui ha detto: abbiamo è 6 gennaio, abbiamo quattro mesi per diventare quello che vogliamo diventare. Guarda, è, è logico che la trade ha aumentato le aspettative. La pressione che questa squadra ha, e, e di conseguenza, anche lui perché questa trade l'ha spinta lui, no? Per avere una superstar che potesse permettergli ancora di vincere, eh, offensivamente, questa, cioè, se non ci fosse stata la trade, tutto questo problema per adesso non ci sarebbe perché sono secondi a est. Perché stanno facendo quello che fanno negli ultimi anni, cioè rimanere sempre là in alto, vincere con una buona continuità. È che il dato difensivo, che era il punto di domanda che tutti avevano, si è confermato e questo aumenta anche la pressione perché. C'erano dei dubbi, questi dubbi si sono verificati e tutti ogni giorno ti dicono difendete la schifo, difendete la schifo, difendete la schifo e dopo un po' tu sai anche che hai tutta questa pressione differente. Io credo che il problema di Milwaukee sia che su alcuni giocatori chiave non sono più quelli che, posso, che li hanno portati al titolo perché Middleton e Bobby Portis che hanno portato Milwaukee assieme agli anni sal titolo, con Joe Holiday ovviamente, non sono più quelli. E sono due giocatori fondamentali, uno per un motivo e uno per l'altro per la riuscita di Milwaukee, e non sono più quelli. Scusa, mi te... hai detto Middleton e, e Bobby Portis. Okay. Devo dire come dici tu, Bobby Portis. No, 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 eh, eh. Mi, Loro... mi era... avevo rimosso il secondo nome. Loro due sono due giocatori che nel, nel titolo sono stati fondamentali. Nel titolo non sono più quelli uno per un motivo e uno per l'altro. Ed è difficile, ragazzi, poi essere così performanti senza due. Che ti aspetti, ti aspetti che possano dare un certo tipo di contributo? E invece, non è più quel tipo di contributo. C'era anche P.J. Tucker eh, nella squadra del titolo. Sì, ricordiamo. sì, sì, c'era P.J. Tucker, ma ci mancherebbe altro, ma e soprattutto, eh, esatto, ecco la chiave. Io credo ti ricordi quando c'è stata la trade? Certo, io, la prima cosa voi. che ho fatto, c'è ancora lì il mio tweet: ho scritto di pancia, non sono convinto. Di pancia, tutti, poi abbiamo detto Ale. Io vado però a guardare quelli che ci sono adesso che, che dovrebbero essere dei punti fermi nell'apporto nella, nel, nella alla squadra, che, se non sono quelli lì fai fatica, nonostante tu abbia Yannis che è un extraterrestre, e Lillard, che è anche lui un extraterrestre. Eh, non lo so, eh, faccio veramente fatica. Da una parte penso che il fatto che loro abbiano dei problemi adesso sia una cosa positiva. Io diffido delle squadre che partono, vanno forte subito. Ti diffidi, se... diffidi di Boston quindi? No, 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 Boston no perché il nucleo è quello, cioè, dire, Boston eh, ha messo dentro Holiday e Porzingis, però i giocatori chiave, eh, Tatum e Brown sono loro, Orford sono questi tre, Lanima, aggiungici anche White, quattro dei, dei, dei sei giocatori più importanti sono sempre quelli, quindi cioè, lì hanno cambiato, han cambiato un giocatore, ha messo dentro Lillard, eh, cioè ha messo dentro Lillard, non è che. Insomma, hanno cambiato un giocatore quindi anche loro sono... e però hanno cambiato il giocatore cioè quello il secondo più importante della squadra l'hanno cambiato eh, quindi voglio dire alla fine a me sembra che, che sia un cambiamento grosso e soprattutto è cambiata completamente la difesa cioè la difesa di Milwaukee quando c'era Holiday nella vecchia edizione della squadra che ha vinto il titolo che arrivava eh, che è sempre rimasta ad alto livello, ma ribadisco: non che questi non lo siano, eh, perché sono lì secondi a destra. Certo, certo. Però ecco, il fatto di avere de dei problemi è, è che mi devi far vedere come li risolvi. Questi problemi, cioè, non solo li risolvi. Eh. Qui io continuo sul tema dell'allenatore, anch'io sono... non lo so perché hanno deciso di mettere lì Griffin. Non so se è all'altezza della situazione perché, delle volte, io ho dei momenti della partita dove questo qua è lì con gli occhi sbarrati a, a bordo campo. Che sembra che stia come guardando cervo, la partita. Come, un cervo, come un cervo in tangenziale: il cervo di primi Walking Bucks, essendo i Bucks, giustamente come dici tu, è, è un cervo in tangenziale, eh, in tangenziale. Però, però sembra che sia sicuramente dagli anni poco rispettato sicuramente per, per lo scazzo che avevano già avuto anche inizio anno vi ricorderete con la sostituzione con loro due che discutono al davanti al tavolo al tavolo dei giudici lì dove c'è la zona del, del cambio e, e già da lì secondo me si vedeva che mm, non tantissimo rispetto a prescindere va bene eh, allora io ti sento ti sento bene ti segnalo che a me si è bloccato tutto quindi non riesco più a io ti sento benissimo ma sei bloccato siamo bloccati quindi speriamo che pur sentendoci che invece magari qualcuno eh, ci possa vedere perché non sono in grado di sbloccare questa situazione non, non so perché è, è in crash speriamo che, che regga soprattutto la, più che altro che non sono in grado eh, potremmo tenere <ride> questa grafica di Yannis eh, per tutto il tempo perché appunto non riesco, per, per un problema di crash, crash vuoi, provare, eh, del... vuoi provare a uscire e rientrare, vedere se si risblocca? e eh, ma non riesco proprio, cioè proprio è, è ah, bloccato. Proprio non, risp non risponde, sì, non risponde. Ah, okay. vediamo se si sblocca. Se no, almeno andiamo avanti con la diretta e, e stiamo così, certo. eh, però. Ehm... Il, il tema, secondo me, di, di, di Milwaukee è molto interessante, è molto interessante perché c'è questa condivisione comune di idea che loro siano una squadra comunque eh, efficace nonostante abbiano tutti questi problemi. Io non riesco a vedere, non riesco a capire più che altro se sono in grado di risolverli questi problemi, perché quando tu continui... Eh, guardavo oggi, loro hanno perso mi sembra 4 delle ultime 5 partite se non mi ricordo male che sono 5-5 nelle ultime 10 e ehm, nel, in questo stretch di 5 partite, diciamo nelle ultime 5 partite 4, 5, 6, 6. sì, nelle ultime partite solo eh, Washington, Detroit e ahimè Golden State hanno una, hanno una, una difesa peggiore di quella dei Milwaukee Bucks perché dici, perché dici ahimè Golden State sei per caso un tifoso di Golden State no dico ahimè ma... Golden State perché oggi non ne parleremo tanto ma è un'altra squadra che ha mi sembra discreti problemi direi... oggi, oggi Matteo Soragna in redazione mi ha detto i Warriors sono finiti giusto? ti assumi e, la responsabilità sì, sì, beh, certo perché che responsabilità Se io ho già twittato dopo l'anno scorso a quando sono usciti a al playoff ho detto end of an era e quindi il, uh, rimango della stessa idea per quello che stanno facendo vedere ma mica per una, per una mia convinzione strana ci stanno facendo vedere che non, non sono più sicuramente gli Warriors che, che hanno abituato questa Lega e tutti i tifosi a, a, ad essere una squadra Dominante sui due lati del campo adesso fanno fatica, fanno fatica tutti. Hanno dei problemi: hanno ovviamente il problema di Tremon Green, adesso eh, ne parleremo. Hanno il problema di Clay Thompson eh, con le sue dichiarazioni e le dichiarazioni degli altri. Hanno il problema di Steph Curry, ultimamente che eh, sembra abbia slittato un paio di volte. Quindi insomma, secondo me, gli Warriors non hanno la forza di uscirne. Staremo a vedere, staremo a vedere. Eh, 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 tanto, sono uscito e entrato, come mi hai detto tu, però, facendo l'uscita forzata, così almeno sono, sono riuscito a, a sbloccarmi. Va bene mi piace, eh, me, mi piace che Andrea, che, dopo che dico che gli Warriors non saranno più gli Warriors, dice, vado a scommettere. Esatto, facciamolo vedere perché voi conoscete la dote, il tocco magico del Sora, che ogni tanto dice delle cose. Tra l'altro potrei anche percularti un po' perché tu quest'anno hai detto: una delle due tra Filadelfia e Clippers imploderanno. <ride> I Clippers veleggiano, essendo anche velieri, e, e, e i Sixers comunque potrebbero forse andare anche meglio perché con le partite che ha saltato in bid, forse se non l'avesse saltate, eh, evidentemente potrebbe. Potrebbe essere anche un po' più sopra col record, fammi dire solo una cosa sugli Warriors. Approfittando della battuta di Andrea. L'altro giorno abbiamo fatto sentire anche su Sky l'intervista di Clay Thompson. Non so se tu l'hai sentita quando ha detto: ho parlato con Steve Kerr e Steve Kerr mi ha detto che devo godermi la mia carriera, quello che ho fatto, i successi che ho ottenuto. Adesso voglio cominciare a diventare. Eh, un esempio per i più giovani, fare da mentore. Allora, da una parte, io credo che sia una cosa positiva perché da una parte dice, eh, cerco di rilassarmi, di non pensare troppo, no? di non pensare troppo a come sto giocando, al risultato e non pensando, cercando di concentrarmi sulle cose positive, magari... Infatti, secondo me, Clay Thompson le ultime partite le ha anche giocate discretamente devo dirti. Eh, Dall'altra mi sembra un po' la frase di uno che, che sostanzialmente sta ammettendo a se stesso e anche agli altri che difficilmente potrà tornare a essere il giocatore che conoscevamo e quindi come dire abbraccia e accetta l'idea di, di avere un altro ruolo. Poi c'è di, di mezzo Steve Kerr che è un fine psicologo quindi probabilmente c'è anche tutta una parte in cui Steve Kerr è, e ribadisco. Non è un caso che, comunque, se tu vai a vedere le ultime partite di Clay Thompson ha trovato un certo tipo di continuità rispetto a, al Clay Thompson, quello che avevamo visto. Eh, che, che sbagliava le partite. Secondo me, io credo che delle volte loro proprio se lo dimentichino anche: cioè. Ci sono dei, dei più di una volta ha iniziato delle partite, magari ha fatto due o tre canestri da tre punti all'inizio della partita, e poi da lì alla fine della partita fa un tiro. Poi magari colpa sua, che non si fa coinvolgere. Perché eh... può essere anche quello, Ale. Può essere effettivamente che un po' è meno cercato, ma un po' lui è meno. Eh... Alla ricerca invece di quel pallone lì, perché poi è che può stare solo nell'angolo fermo, aspettando che il pallone è lui, la sua pallacanestro è una pallacanestro come quella degli Warriors, di grande movimento. Eh, delle parole che tu dici: sì, è vero, il suo, la sua forse accettazione del fatto che dopo l'infortunio, dopo i due infortuni consecutivi, gioco forza non potrà essere lo stesso, ma. Soprattutto anche per l'età in cui le ha avuti, perché se li hai a 22 anni è una roba, se li hai oltre 30 è proprio tutta un'altra cosa. Steve Kerr è normale che gli dica devi stare tranquillo. L'unica cosa è che di mezzo c'è anche il, il rinnovo del contratto, quindi eh, è un altro tema che però si aggiunge perché lì poi è una questione non solo poi del valore del giocatore ma anche del valore del giocatore per quella franchigia lì e per quello che è stato un po la stessa cosa che era successa a middleton ok a, a milwaukee quindi è momento di scelte e nelle scelte adesso bisogna mettere dentro anche quello oltre a quello che rappresenta clay thompson per gold State e quello che gold State rappresenta per clay thompson poi però se fai cioè, se offre dei soldi, poi devono essere anche dei soldi che esulano dal valore emotivo no? che quel giocatore ha con la franchigia, con i tifosi, vi dicendo che deve essere anche un rinnovo legato, qualora ci fosse, a quello che fa in campo. Quello potrebbe anche essere un messaggio che lui manda agli Warriors dicendo: Ok, so che non posso chiedere il massimo perché non sono più quel giocatore lì. Però magari voi fatemi lo stesso una proposta e vediamo. Perché se poi tu senti di non. magari di in, ti, ti, ti metti in discussione dicendo: Oddio, forse non, non sono più quel giocatore di di quel livello. O ribadisco quello che ho detto prima: le ultime quattro partite di, di, di Clay Thompson sono due vinte, e due perse: 15-24, 19-25, 50% da due, 44% da tre, 100% ai liberi. Poi ha ah, questi buchi, non so. Contro Dallas uh, il 31 dicembre 3 punti, 13 la partita prima, 9 quella prima, 28, 20, 24, 28, 24, 30, 7, 22, poi 11, cioè a questa discontinuità che io non penso che sia solo colpa sua perché è qualcosa che ha a che fare con la squadra... Eh, insomma direi... Sì, e il tema principale secondo me è legato a Cominga. Uh, che lui comincia a stufarsi e lo, lo abbiamo fatto sentire ne ha, ne ha parlato Flavio tra l'altro ieri alla puntata di Basket Room e, e, e in parte Wiggins cioè. però io un, un, un micro credito ancora glielo lascio quando rientra Draymond Green per vedere io credo che all'interno dello sbarellamento di Draymond Green ci sia anche per lui una parte che invece non dice, ma che dice: uh, Io non sono più in grado di fare certe cose sul campo. Cioè, Clay Thompson lo dice, lo ha detto. Draymond Green non lo dice, ma lo fa con i fatti. cioè, alla fine, secondo me, uno che eh, comincia a buttarla sul fisico, a menare tutti, a cercare di far parlare di sé per le cose extra basket è il comportamento di uno che dice eh, eh, io faccio fatica oggi e lo capisco eh, io lo capisco perché se tu vai a vedere questo secondo me è un tema interessantissimo poi magari si raddrizzano passano dal play-in come ha fatto i Lakers l'anno scorso arrivano in fondo, non lo so ma in questo momento che si stanno giocando l'ingresso o l'uscita dal play-in ci sono gli Warriors, quindi Curry i Lakers, LeBron e i sans, durante, cioè potrebbe anche essere, come dire, siete tre fenomeni e, e probabilmente continuerete a essere fenomeni, ma oggi si gioca in una maniera diversa. E non basta è solo il fenomeno. Io te la butto proprio così provocatoriamente. Non lo so, perché Durant è assieme a altri due fenomeni. Quindi non... eh, ma per adesso non funzionano, però, Matteo! Eh, Ho capito, ma non è che. È... Ma non è colpa loro, poi vediamo i numeri, eh, ma non è colpa loro. Mi sembra che sia colpa di Durant perché sta facendo anche quest'anno delle robe eh, senza senso. Quindi chi per un motivo, chi per l'altro, eh, i Lakers, perché sono come al solito una squadra che. Si pensava potesse essere meno disfunzionale, invece si, si rivelano ancora una volta una squadra disfunzionale. Io sui Lakers ho dato la mia, cioè, è proprio il tema: è questo. Con Anthony Davis e LeBron James, per essere efficaci, devi giocare in quella maniera lì. Se vuoi giocare in quella maniera lì, non puoi essere competitivo nel 2023. Puoi vincere delle partite, possono fare 25-30 punti. Ma non puoi essere una squadra competitiva, te lo dice Minnesota, te lo dice Oklahoma City, te lo dicono i Nuggets, eh, te lo dicono i Celtics, eh, te lo dicono tutte le squadre che hanno grande efficacia, non giocano in quella maniera lì. E quando intendo in quella maniera lì, intendo, ti do due riferimenti precisi: tre riferimenti precisi che sono questi. E quindi tu sai che quelli sono i riferimenti e quindi sai come far fronte eventualmente o provare a limitare quei riferimenti. E soprattutto oggi le squadre che hanno successo sono le squadre che hanno un support in cast che ha cittadinanza, non che, che è fatto di giocatori forti, è, è fatto di giocatori che sono consci del proprio ruolo, sanno quello che devono fare, sentono la fiducia. Eh, della squadra della società dei veterani delle Star e, e, e ribadisco tutte le squadre che ho elencato che stanno andando molto bene secondo me hanno proprio cioè se tu prendi il in cast di Coloma City è quello che sta facendo la differenza se tu prendi il in cast di Minnesota per buona pace di Anthony Edwards e gli altri è quello che sta facendo la differenza cioè sono McDaniels e Reed, che, che poi ti fanno vincere anche le partite per quello che fanno. Non sto dicendo che è grazie a loro che vinci, ma sanno quando scendono in campo sanno esattamente quello che devono fare, lo fanno. Così il supporting cast dei Boston Celtics e così via. Ma questa è una mia idea. Però, visto che abbiamo parlato degli Warriors, andiamo un attimo su, su Draymond Green, perché Draymond Green era uno degli altri argomenti eh, della della nostra puntata di oggi con la quale avevamo deciso di, che avevamo, diciamo, volevamo approfondire. Altra grafica proposta dal vecchio Sora. Cosa ha detto e che cosa uh, eh, leggi? Ricordiamo che è all'interno di un, non so se definirlo sfogo, ma di monologo suo di quasi un'ora, fatto all'interno del suo show dove ha, toccato diversi punti secondo me io l'ho ascoltato tutto la maggior parte è fuffa permettimi però ci sono me, due o tre passaggi interessanti parti da questo che hai voluto evidenziare tu sì me lo sono puppato anch'io tutto ieri sera me lo sono voluto ascoltare <ride> la prima considerazione che faccio è che ci ha messo un'ora scarsa in dieci minuti poteva dire le stesse cose <ride> poteva durare tranquillamente dieci minuti ok eh, ha detto delle cose eh, secondo me, in alcuni passaggi interessanti, molto interessanti, anche, però, io gli metto dentro un però che le ha dette lui, okay? e siccome per adesso è l'ultimo delle persone che uno che può essere attendibile, il, perché. Allora, le parole sono importanti. Il messaggio che mandi a volte bisogna prescindere da chi lo sta mandando, però ci sono dei, dei messaggi che se, mandati da una persona hanno un valore, mandati da un'altra persona non hanno assolutamente valore. Per adesso lui non è la persona che può stare lì a fare il santone e la spiega. Io ho intitolato la, la grafica attraverso le sue parole, quindi si è dato da solo. Un, uh, il trono o l'appellativo di campione nel cambiamento, okay? perché ha iniziato questo processo. Lui giustamente dice: Non sono cambiato in due settimane, assolutamente ci mancherebbe altro, però ho cominciato e per la prima volta in vita mia dice: invece di rispondere e di incazzarmi con tutti quelli che hanno commentato e scritto qualcosa su di me in questo periodo, ho ascoltato. Ho ascoltato le parole e ho pensato e ho riflettuto su quelle parole. Quindi questa è una parte, secondo me, interessante. Asterisco grosso come una casa, poi però devi mettere in pratica, perché da queste parole qua poi è solo lo, quello che farai che determinerà la, eh, il valore di queste parole. Poi ha buttato lì dentro la, la, la sceneggiata americana del... Volevo smettere di giocare, poi, però, ho parlato con Adam Silver, che dice lui mi è stato molto vicino ed è, siamo fortunati ad avere un commissioner come Adam Silver. Che mi ha detto di ragionare, mi ha detto che la mia decisione era veramente troppo avventata. E quindi devo ringraziarlo di quello perché mi ha fatto ravvedere. Quindi, continuo a giocare. Eh, alcune, alcuni passaggi carini però detti da lui mi fanno mettere tutto tra parentesi con la riserva di vedere poi cosa combinerà in campo. Questo è. Ripeto, in dieci minuti poteva dire le cose che ha detto in un'ora. Sì, allora ricordiamo che lui la, la parte iniziale ha fatto, adesso definirlo mea culpa, mi sembra un po' esagerato. No, L'ha però... detto, ha detto, ha detto. Lui, ha, lui ha detto è colpa... Mia, ho sì. sbagliato. Però, però, perdonami Matteo, quello è il minimo sindacale. Cioè, cosa, certo. cosa volevi che dicesse? Eh. Nurkic ha messo la faccia lì mentre io passavo. No, quello non poteva ah, dirlo. No, cioè, però, quello è il minimo sindacale. Scusami, scusami. Lui ha detto so, la cosa importante è che non devo dire i ma. Scusate, ma è successo questo, ma. Non esistono, ma ha detto sono solo scuse. Scusami, vai avanti. Sono d'accordo con te. Nel senso, se, se vuoi completare, puoi completare. No, 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 era questo, che lui, il passaggio del ma, basta, ma è interessante. Carino. Sì, allora dico il fatto che lui dica è colpa mia. Ho sbagliato con Gobert. Ho sbagliato. Ti stai mutando ogni volta, Ale? Ah, sì, sì, di... no, lo so, lo so. Sto mutando anche perché stanno passando delle persone per quello che sto mutando. Okay. Però eh, ho sbagliato io, ho sbagliato, nur... ho sbagliato con Nurkic. Ho sbagliato... Perfetto. Ma quello è quello che io mi aspetto, cioè il minimo sindacale da uno così. Cioè. Adesso vengo, vengo all'altra all parte. I, allora, intanto io mi aspetterei qualcosina di più da ho sbagliato perché ho sbagliato, ribadisco, è il minimo sindacale. Mi aspettavo un qualcosa di più profondo, ma evidentemente non c'è, e, e onestamente ho fatto fatica a, a capire quella parte di, di Adam Silver. Cioè, intanto il dire volevo smettere di giocare, io ho parlato con Anderson e mi ha detto: Voglio ritirarmi. Lui mi ha detto: No, non prendere questa decisione avventata. Eh, mi ha convinto a non ritirarmi. Mi è piaciuta poco perché a non c'è bisogno che tu ce lo dica perché ci vuoi dire che ti volevi ritirare, certo non ce lo dire perché se poi vai avanti a giocare eh, sembra la bella favoletta, e B, nel momento in cui tu secondo me. La prospettiva la cambi e dici: Io mi volevo ritirare, ma Dan Silver, che è un grande, perché invece che colpirti, ti aiuta, è uno che supporta, cerca sempre di farti imparare, non di punirti, eccetera, eccetera. È un po' come, come spostare il riflettore da quello che lui ha fatto e, secondo me, qualcuno, guarda, te ne dico uno. Che non c'entra niente, ma prendo un commento a caso di Evroniano, che ha perfettamente ragione, quindi c'è molto bello anche il passaggio che parla di Kerr. Lui ha anche detto che si è incontrato con Stein Kerr, si sono messi a piangere insieme, tutto quanto. No, ecco, però <coughs> Ev Evroniano a un certo punto vede la parte romantica della cosa, che ci deve essere, non è che non ci deve essere la parte romantica, perché ognuno poi la, la vede. Però, vedi che sposta il riflettore dal fatto che questo è uno che eh, non aveva più la, come dire, la, la forza mentale di stare su quel palcoscenico, e qui perdonami, io torno a quello che dicevo prima, cioè come per Clay Thompson, forse in parte per LeBron James, per Curry, per Durant, non lo so. Poi, poi con Durant, magari entriamo nello specifico perché il prossimo argomento sono i sense. Eh. Se tu a un certo punto ti rendi conto che tecnicamente e fisicamente fai più fatica a stare in campo, a maggior ragione uno come Draymond Green, eh, cominci a portare tutto su un altro territorio. Poi io credo che Draymond Green, se dovesse entrare concentrato, con gli occhi sul prezzo, come dicono loro, eh, e, e pensare solo e esclusivamente a giocare a pallacanestro come ha fatto ad esempio nelle ultime tre partite della serie finale del 2022 quando dopo le prime tre era stato criticato le ultime tre ha spiegato a pallacanestro tu eri lì con me a Boston proprio ha spiegato pallacanestro ok allora è uno che sicuramente la domanda è sia fisicamente che tecnicamente per come evoluisce il gioco lui pensa di essere ancora in grado di fare quella differenza lì e allora sposta le attenzioni da un'altra parte. Io avrei evitato la pantomima eh? e soprattutto Silver, non è lui direttamente, ma diciamo Silver è quello che se lui domani per caso rientra e dopo tre settimane dà una testata a scegli tu chi e poi dopo è sempre bravo lo zio Adam che ci protegge, che ci vuole spingere. Eh? Draymond, lo zio Adams se fai una roba del genere, ti pianta contro un muro, e ti, cioè, questa volta non te la fa passare liscia. Ecco, io quella parte lì mi è sembrata un po' stucchevole. Non lo condanno, eh, non è che sto dicendo, eh, però mi è sembrata un po' stucchevole. E invece avrei fatto più una cosa. Ragazzi, ho sbagliato, sono pronto a giocare a pallacanestro. Adesso rientro e cerco di fare del mio meglio perché la squadra ha bisogno di me. Punto. Avrei lasciato, come hai detto tu, ha fatto una roba di 51 minuti, poteva metterci 5 minuti, onestamente. E però non sarebbe stata una puntata del suo show il ritorno perché era da novembre che non... no, di più che non, che non dava on air. Eh, sì, io più che altro sulla, sul... sul fatto che tu dica sposta l'attenzione perché magari non è più in grado di fare qualcosa. Io eh, invece penso che... Sta spostando magari l'attenzione, ma non perché lui pensi di non essere in grado di fare le cose perché poi per quello che fa lui non è poi, secondo me, così tanta differenza. Ma secondo me, perché si sta rendendo conto che non è più la Golden State e quindi perde quelli che sono i punti di riferimento che ha sempre avuto e lui era uno dei punti di riferimento e quindi la, la, la confusione è anche quella del dire oh è due anni che Golden State l'anno scorso non vincevamo mai fu in trasferta e ci è costato il, il passaggio del turno anche i playoff quest'anno non ne veniamo fuori continuiamo a avere problemi parlano tutti parla anche Cominga che dice che non è contento che non capisce di qua di là escono queste notizie e alla fine gli, manca, gli mancano i, suoi, i punti di riferimento che danno le certezze che hanno sempre avuto io credo che una chiave di Golden State sia Steve Kerr, perché un allenatore come lui, eh, cioè lui è all'interno di un club dove nell'NBA ci sono lui, Spolstra, eh, Popovic, anche se probabilmente Popovic comincia anche lui a, come dire, a perdere un po' i riferimenti sull'attualità, non che la squadra sia fortissima, ci mancherebbe altro, non so se... Mh, non me ne vengono in mente tantissimi altri anche perché poi guardiamo soprattutto alla, alla longevità no? quindi mi sembra che più o meno sono questi gli allenatori che fanno parte secondo me di quel circolo ristretto Griffin eh sì certo eh, ecco lui sta allenando senza il contratto, non senza il contratto ma non ha avuto il rinnovo di contratto eh, questo non so quanto lui Magari dica, io non voglio, voglio vedere se voglio andare avanti qua perché vede che si sta un po' sgretolando la cosa, o se la stessa Golden State dice ha eh, maggior ragione per definire che quell'epoca è finita, ok. Si va da un'altra parte, cioè quindi il, il, il riferimento di quell'epoca non può mandare via Stephen Curry perché se manda via Stephen Curry non va nessuno a vedere le partite però se vai a allenare tu i Golden State Warriors la gente va lo stesso perché vuole andare a vedere, vuole andare a vedere Curry quindi il, il tema secondo me è legato all'allenatore e al contratto di Curry è centrale da un certo punto di vista ovviamente vogliono vedere viaggiano con un credito perché dopo eh, le, le quattro eh, i quattro titoli vinti e le cosa sono, sei finali giocate, perché poi alla fine hanno giocato sei finali, se non, se non conto male, a un certo punto eh, hai talmente tanto credito per cui pazienza, cioè poi se non vinci andiamo avanti lo stesso e, e purtroppo non si può sempre vincere, il tempo passa anche per loro. Però il tema che era secondo me molto centrale è, è molto importante, quindi... Eh, Vediamo, vediamo perché, eh, perché è molto interessante questa parte qua e prima o poi dovranno prendere una decisione su questo. Però, ribadisco, però, ridatevi Gary Payton, Draymond Green e un attimo la squadra al completo e vediamo magari con 15-20 partite, se dovessero esserci tutti, se magari hanno una minima reazione. Perché poi le giocano, eh? cioè, se tu vai a vedere i risultati, non è che... Cioè, hanno preso cioè, la, la sconfitta con Toronto secondo me non è giustificabile perché hanno per... però hanno perso di 3 punti contro Denver avevano praticamente vinto la partita hanno battuto Orlando che è una squadra che sta andando bene con Dallas hanno perso di 10 uh, hanno battuto Boston all'overtime una delle pochissime sconfitte di Boston è stata contro Golden State poi certo perdono hanno fatto un filotto dove hanno perso contro Clippers, Suns, Oklahoma City un'altra volta contro i Clippers quindi gli manca un po' di continuità e soprattutto hanno fatto delle belle serie vediamo Draymond Green devo dirti una cosa su Draymond Green e poi chiudo rispetto al passato mentre c'erano dei numeri che dicevano se non c'è Draymond Green i, gli Warriors perdono, quando c'è vincono, i numeri di quest'anno con Draymond Green non sono quelli degli altri anni, cioè non vincevano neanche con Draymond Green nelle partite che ha giocato. Adesso mentre aggiungi, se vuoi, ti do anche il dato esatto. Vabbè, considera anche che Steph Curry ha un on-off che è pessimo. Quindi, quando, eh, anche per Steph Curry, che storicamente, anche Steph Curry sul il suo on-off è sempre stato di riferimento. Quest'anno invece è clamoroso. Anche quando, quando è in campo lui la squadra ha un, è un net di meno 7, meno 8 tra on e off, quindi male in generale Ma ripeto, per me i Warriors non, non hanno più la forza di tornare ad essere gli Warriors, non ce l'hanno più Allora, all time, all time loro hanno con Draymond Green 518 vittorie e 255 sconfitte cioè con Draymond Green le partite che ha giocato hanno il 67% di vittorie, ok? Quest'anno, con Draymond Green, hanno 7 vittorie e 8 sconfitte. Quindi già sono sotto. Il 67% di vittorie è andato sotto il 50%. Sì, è un sample ridotto, ovviamente. All time, all time senza Draymond Green prendi quel numero là altissimo che ti ho dato, ma stiamo parlando di tutta la carriera lui con gli Warriors, all time hanno, senza Draymond Green, 70 vinte e 68 perse. Cioè, i numeri ci dicono che in carriera, in tutti gli anni degli Warriors, questo potrebbe non, non fare grande riferimento, con lui sono una squadra che vince il 67% delle partite, senza di lui il 50%. Quel numero lì è diventato quel 50% anche con lui quest'anno pur con un campione limitato di partite, perché stiamo parlando di 15 partite. Quindi fategli giocare 20, 25, 30 partite con. con come si chiama? Con. Golden State. Un po' di continuità e quindi vediamo quello che succede. Chiediamo gentilmente alla chat, apprezziamo i goliardici, però di magari evitare certi commenti, perché sennò quelli che. Sì, non si comportano in maniera adeguata, non, non, non ci fanno piacere perché questo è un ambiente sereno e tranquillo dove, dove si parla e si, e, e si cerca di essere conviviale. Antonio, mi riferisco soprattutto a te, grazie. Ehm... Mi fa ridere Dimmi. rispetto a questo, no, non so se hai mai visto gli spettacoli di Ricky Gervais. Eh, sì, hai mai visto. sì, sì, sì. E la Hila lascia il pezzo del suo spettacolo dove dice Ah le lezioni di chitarra. Mi sì, sì, che... è bellissimo. È <ride> la stessa cosa, <parola. ride> è bellissimo. Quella battuta lì è favolosa. Ecco è quello che protesta contro il, il manifesto, il tabellone esatto, che esatto, dice esatto. le lezioni di chitarra. Ok, lasciamo i Golden State Warriors e Draymond Green promettendo di ritornarci quando. Uh, quando eventualmente avranno un po' più di continuità con, con, uh, con i rientri, e anche che ripeto, secondo me è un tema, per vedere se effettivamente sono finiti, temo che sia molto difficile raddrizzare, perché hanno troppe volte troppi problemi, ma st staremo a vedere, per parlare un attimo dei Clippers, perché i Clippers sono stati l'avversario dei Phoenix Suns di stanotte, e perché c'è secondo me un collegamento tra i due cioè i clippers quando è arrivato James Arden vi ricordate le prime cinque partite le hanno perse tutte cinque 0-5 e noi per primi abbiamo detto cavolo non funziona eccetera eccetera da, da, è iniziato il mese di dicembre cambiato marcia completamente in questo momento hanno vinto 15 delle ultime 18 partite <coughs> hanno anche avuto Secondo me quello stretch clamoroso dove Leonard aveva giocato tutte le partite all'inizio, lui che aveva detto potete mettere tutte le regole che volete, ma tanto io non giocherò sempre, in realtà quando è stato fuori è stato perché si eh, era, alla... era fatto male e aveva dei problemi fisici. Io sono felice di questo perché io purtroppo, anche se sono una fidanzata sbagliata, come si dice in questi casi, ti ricordi che avevamo fatto... Un po' di qualche puntata fa il discorso, forse l'avevamo fatto anche in telecronaca durante una partita, dicendo: Se tu prendi il record delle squadre degli ultimi 10-11 anni, ci sono gli Warriors, i Celtics, gli Spurs, i Clippers e. O era, mi, o era Miami o era Miami, bravissimo, Miami, perché sono squadre che hanno avuto una certa continuità dal 2011 ad oggi. Di queste 5, 3 hanno vinto. Golden State, Miami e, e San Antonio. Due, una ci è andata molto vicino: Boston, l'altra sono i Clippers che non ci sono neanche andati vicino. Poi, per certi momenti, hanno avuto anche delle sfighe. Tutto quello che vuoi per, per un bel po' di momenti. Non per per un bel po' di momenti, però, io credo che in questo momento siano una squadra veramente solida veramente solida. Poi, quando iniziano i playoff, è un'altra roba. però giocano. Una pallacanestro, secondo me, efficace. Quello che dicevo precedentemente. Hanno i giocatori del supporting cast eh, che sanno quello che devono fare: cioè, sono giocatori che entrano e conoscono il loro compito, conoscono i loro limiti, sanno quello che possono dare. Eh, hanno veramente un grandissimo equilibrio e soprattutto hanno un Kawhi Leonard che se è così, se è così perché poi il problema è che. Se non se ne parla perché sta sempre zitto è uno che non fa parlare di sé perché poi sicuramente altri giocatori hanno, hanno, hanno dei numeri diversi penso a Donci, penso a Inbid in questo momento anche Shea Gilgius Alexander secondo gli addetti ai lavori questi tre giocatori sono quelli che eh, attualmente sono nella conversazione per vincere il premio di MVP e però porca miseria se tu prendi i numeri di Kawhi Leonard sono numeri di senza senso, cioè di uno che potrebbe, dovrebbe secondo me concorrere anche lui per quel premio di MVP. Fa dall'inizio della stagione, poi se prendi la seconda parte, quando hanno iniziato a carbonare con Arden, sono ancora migliori. Fa 24 punti di media, 6 rimbalzi, va bene, da pochi assist, tira. Ricordatevi sempre l'eccellenza, il 51% dal campo, il 43% da tre punti e l'87% ai liberi. Ricordatevi che il famoso 50-40-90 è manifestazione di eccellenza. Paul George, che non è da meno, fa 46% dal campo, 41% da tre e 91% ai liberi. Cioè, Arden fa quello che deve fare. Oh, ragazzi, in questo momento i Clippers sono una macchina da guerra. Sì, li ho commentati sì. stamattina nella, nella partita contro Phoenix li hanno asfaltati nel secondo tempo eh, ti, ti direi anche Paul George che difensivamente quest'anno non so se è con, particolarmente contro Phoenix perché c'è sto cazzo di storiella con Devin Booker e quindi ogni volta è una sfida personale ma questa notte i Clippers hanno raso al suolo eh, i Phoenix Suns dal punto di vista proprio dell'energia. Eh. Nel primo tempo tutte e due le squadre facevano tanto canestro da fuori, quindi punto a punto. Terzo e quarto quarto invece gli sono passati sopra. Gli hanno strappato il pallone dalle mani tre o quattro volte. Proprio sono in un momento differente. Arden che ha fatto una partita pressoché perfetta, offensivamente, pressoché perfetta con Zubat che... Quando, quando la difesa il punto qual è? Hanno attaccato norma, come, come normale che sia Nurkic tutta partita piccherò al centrale con Nurkic hanno fatto nel primo tempo contenimento basso e eh, Harden e Zubas hanno loro fatto canestro e fatto fare canestro a tutti gli altri nel secondo tempo Vogel eh, ha detto a Nurkic Senti esce aggressivo e gli hanno fatto male sia Harden che Zubas che tutti gli altri Uh, Phoenix ha delle difficoltà dal punto di vista difensivo con Nurkic che sono super evidenti. però i Clippers, giocano, i Clippers sono la squadra che fa più isolamenti di tutta la lega, ne fa quasi 13 a partita per punti per possesso. Sono la terza miglior squadra negli isolamenti, quindi è la loro pallacanestro. Ma nonostante questo, nella partita di stanotte, ma anche nell'altra contro, um, contro Phoenix del 3 gennaio, quella palla spesso gira. Cioè, non c'è più un momento in cui rimane ferme, stanno ad aspettare, giocano di isolamenti, ma quando sono costretti, altrimenti quella palla riesce a girare. Da quando hanno messo ma è in quintetto, anche se poi è entrata, e uscita, entrata, uscita, ma soprattutto da quando hanno fatto partire Westboard dalla panchina, è hanno lo stesso record di Boston quindi sono la miglior squadra di tutta l'NBA. Guarda questo titolo, se ti piace, sotto nel, nel ticker. Uh, senza idee. <ride> no, allora, L ho detto oggi in telecronaca il problema più grande di questi Phoenix Suns per me è il ruolo di Nurkic. Allora, oggi io ho fatto vedere, poi parliamo di questi numeri. A Basket Room ho fatto vedere quattro difese. Allora, Nurkic era un palo a centroarea, cioè non piegava le gambe, perdeva continuamente Zubas con il... Diciamo il concetto uomo palla, c'è un'azione che secondo me è, è un capolavoro. Se recuperate la puntata di Basket Trump proprio l'abbiamo evidenziata: dove i, i Clippers attaccano con un pick and roll di Arden, che va a destra. Ci sono quattro giocatori dei Clippers a sinistra, compreso quello che gioca il pick and roll, che sta facendo il blocco con Arden, e ci sono tre difensori dei Suns che erano Durant credo Eubanks e Gordon a sinistra, in trenino uno dietro l'altro. E si fermano, vedi che indicano, poi si guardano e dicevano, ma tu non... Devi... Io non ho capito se quella era in vento, perché da dal linguaggio del corpo poteva essere. Stavano provando a mettersi a zona e hanno sbagliato le posizioni. Ma è imbarazzante, cioè sono in tre uno dietro l'altro, a trenino, mentre i clipper sono tutti dall'altra parte. Quello lì secondo me è proprio la fotografia delle difficoltà che hanno i Phoenix Suns in questo momento. Allora, la difesa è un problema perché sono una squadra che subisce tantissimo in difesa. Anche qui, perché ho detto che c'era secondo me la similitudine con i Los Angeles Clippers, perché Durant, Bradley Bill e Devin Booker, nel momento in cui stiamo parlando, hanno giocato dall'inizio della stagione insieme tutte e tre contemporaneamente in campo 108 minuti che sono niente ma niente peraltro in questi 108 minuti quando sono tre in campo loro vincono le partite di 8 punti il problema secondo me è lì è questo che vedete cioè gli altri, gli altri quelli che dovrebbero più o meno chi più chi meno rappresentare il supporto in cast nelle ultime 20 che sono quelle in cui i, i Sans hanno un record di 8 vinte e 12 perse, veramente lontane, anni luce dall'eccellenza che vorrebbero raggiungere. Quando Ubisoft è in campo perdono le partite di 24 punti su 100 possessi, con Goodwin di 11, con Bates di, di 15, con Little di 10, con Watanabe di 11, con Gordon di 3. A me sembra un po' il problema dell'anno scorso. L'anno scorso poi era peggio perché poi si è fatto male Chris Paul, non c'era Bradley Bill, ti ricordi come... Sì, sì, fai tirare gli altri, lascia tirare e gli altri non facevano niente. Quindi, e ti dico anche, e aggiungo, poi ti lascio la parola, il riferimento a quello che dicevo prima di come sta cambiando il modo di giocare. O, oh, poi, io penso che i Suns, se dovessero arrivare i playoff, per le caratteristiche dei giocatori, possono essere più efficaci rispetto ad altre squadre che invece giocano una pallacanestro diversa in regular season. Però avere tre giocatori, a mio modo di vedere, prevedibili, perché Kevin Durant, che è Dio, lo sai che cosa fa, Devin Booker, che è straordinario, lo sai che cosa fa, Bradley Bill, che è un eccellente giocatore, le caratteristiche le conosci. Non è che da questi tre dice, non è Jokic che quando ha la palla in mano dici, ma che cazzo fa questo, ok? O Anthony Edwards, che ha una capacità di giocare uno contro uno per cui dici prova a togliergli la destra, ma questo fa il crossover può tirare da tre o mette la palla per terra e mi schiaccia sulla testa. Cioè, quando dico che il gioco cambia, non è che mi riferisco solo all'atletismo di Anthony Edwards. Parlo anche di come giocano. Cioè, all'interno del cambiamento del gioco c'è Jokic che è veramente. Un, un cubo di Rubik, ma anche Shea Gilgius Alexander, che per certi versi gioca una palla molto basic, fatta di uno contro uno di palleggio, arresto e tiro, e che però è estremamente efficace, eppure da lui non, non riesce a capire come, come fare per provare a fermarlo e a frenarlo. Quindi, secondo me, i Phoenix Suns hanno un problema, però quei 108 minuti insieme non significa, perché come, come ho detto prima, i 108 minuti hanno numeri positivi, è che sono talmente ingombranti che capire come mettere attorno, cosa mettere attorno e come giocare attorno a questi tre, ci vuole un pochettino di tempo. E quindi anche qui, come nel caso degli Warriors, Corriento di Draymond Green e eventualmente recupero di Gary Payton, prima di metterli sulla graticola, sulla griglia, Aspettiamo un attimo, perché magari loro in questo momento potrebbero essere al punto in cui erano i Los Angeles Clippers quando perdevano le cinque partite dopo che era arrivato Arde. Ma io credo che il capisco cosa vuoi dire quando dici del si sa cosa fanno, eh? però stiamo parlando di tre dei più grandi attaccanti di tutta l'NBA. Quindi è più effettivamente poi il supporto in cast Oggi facevo notare come. Non ci sia un vero giocatore puro di pick and roll, Booker li può giocare, ma non è un giocatore puro di pick and roll. Bradley Pill li può giocare, ma non lo è sicuramente, non è neanche un grande passatore, anche se Booker non ha mai fatto il suo dato degli assist, non è mai stato così alto in carriera come quest'anno. Il problema è anche difensivo, però. cioè Phoenix che vuole essere una contender è a 115,6 punti subiti su 100 possessi che li fanno stare sotto la media di tutta, di tutta la Lega cioè le squadre che sono là in alto Minnesota al miglior defensive rating Boston al secondo miglior defensive rating, Philadelphia ha il terzo, Oklahoma che ha un grandissimo attacco perché Oklahoma è il quarto miglior attacco a quasi 120 ma anche la settima miglior difesa quindi e Phoenix invece è la diciassettesima. Quindi c'è anche da mettere all'interno questo dato, perché offensivamente, comunque saranno, saranno comunque una squadra che produrrà. Certo, che se poi fanno tirare gli altri due, ok, che siano Nurkic e Goodwin, che siano eh, Nurkic e Gordon, anche se Gordon, tra quelli che hai messo, è quello che invece però è più esperto, ha più un ruolo definito, ma gli altri. Eh, Può essere la, veramente una monetina che rischi di tirare e non sai cosa ti torna in mano, qui. Secondo me c'è il tema anche della costruzione della squadra perché, giustamente, come scrive qualcuno dice, è ovvio che se tu dai il supporting cast dei Suns a Jokic, magari non viene la stessa cosa che viene a Denver. È anche vero che poi Denver viene costruita in una certa maniera per cui tu prendi due giocatori che sono i tuoi riferimenti, però se tu eh, voglio dire prendi. Lo stipendio di LeBron James e quello di Anthony Davis e li sommi, prendo i Lakers perché sono per esempio un'altra squadra che è, è, su cui magari è, è più difficile intervenire sempre, per... e, e, e prendi Jokic e Murray, spendi un pochettino meno con Jokic e Murray. E, e poi hai la possibilità, poi oh Denver è una squadra che spende 180 milioni, eh? cioè 181, perché poi vince e spende, però cerca di mettere Porter Jr., Gordon, Caldwell Pope, e inizia ad avere più pericolosità e soprattutto io credo che sia una squadra costruita con, con estrema intelligenza. Qua Phoenix dice, io provo con Durant, Devin Booker e Bradley Bill e poi faccio con quello che resta. E quello che resta è quello che vedete lì sullo schermo. Aggiungete se volete Ocoghi, aggiungete che peraltro va, va, va meglio rispetto ad altri, però quello che resta non è che, cioè, o tu giochi una pallacanestro, Jokic valorizza i suoi compagni. I, I compagni di squadra di Durant, secondo me, di LeBron James, di Anthony Davis, di Devin Booker, ma è una mia idea magari sarà sbagliata. Devono mettere Durante, Evie Booker, Anthony Davis e Lebron James in condizioni di rendere al meglio, e la differenza è questa. Le squadre che funzionano, invece, hanno i giocatori di riferimento che loro mettono in condizione il supporting cast di rendere al meglio e di valorizzare anche quello che loro fanno, l'ho banalizzato molto, sì, ma sì, il, mio parte, il mio pensiero sì, è questo. Il mio pensiero è questo. In parte rispetto a quello che dici, perché poi Minnesota chi rende migliore, cioè è Carl Anthony Towns che rende migliori gli altri, è <coughs> Anthony Edwards che rende migliori gli altri. No, ancora non lo è. Secondo me, è l'equilibrio che hanno, cioè Conley. In questa... La chiave di Minnesota alla fine è la crescita di Edwards, sicuramente, l'accettazione la del ruolo di secondo violino da parte di Carl Anthony Towns, che dice ok adesso c'è Anthony Edwards e lui, il capo della squadra, ma è soprattutto uno come Conley che arriva, che ha uno, massimo due anni, è eh, così da fare, poi più, poi più basta, che fa, eh, e poi hanno Reed che entra, la mia provocazione che ti ho fatto forse settimana scorsa a Sky è, se io sono Minnesota, metto Reed in quintetto, ok? Metto Reed in quintetto, che fa 20 punti, scambio Carl Anthony Towns. E prendo uno o due giocatori per, per, per fare una squadra più competitiva rispetto ai soldi che, che prende chiaramente Carleton e Towns eh, oh, eh, è una mossa tua da front office bisogna vedere chi trovi e in che ruoli non è che vinci il titolo, eh, ci mancherebbe altro però se tu volessi fare in questo momento loro funzionano, funzionano perché hanno questo equilibrio e io credo che un veterano come Conley all'interno di questa squadra è uno che va a dire una battuta a uno, a un altro, dà l'impatto. Spesso ha fatto lui il canestro decisivo alla fine per vincere la partita, e questa è una cosa molto importante. Non va a calpestare e a reclamare, voglio dire, quel ruolo lì all'interno dei Lakers ce l'ha Di Angelo Russell. Non mi sembra che psicologicamente abbia più o meno lo stesso impatto che ha. Conley sui Minnesota Timberwolves no? perché sono giocatori diversi, con testa diversa e, e spessore diverso, ci mancherebbe altro, poi è diverso quando hai 35 anni e devi andare a parlare a un ragazzo di 22 e quando invece hai 28-30 anni quelli che ha di Angelo Russell e devi giocare con Lebron James che, che ne ha 39 e, e ti spiega come starà al mondo, quindi eh, ovviamente sono contesti diversi però non lo so i, i Sans sono sicuramente da rivedere, diamo anche loro il tempo di sbagliare, diciamo, perché, perché, perché hanno, hanno iniziato adesso praticamente con Bradley Bill e Durante e Booker assieme. Spendiamo una parola per gli Utah Jets? Una sola, a maggior ragione dopo la vittoria di questa notte che hanno cominciato la partita contro... Milwaukee, che ha delle responsabilità con 11 canestri da tre punti nel primo quarto, 16 alla fine del primo tempo. C'è una cosa, secondo me, interessantissima degli Utah Jazz che sta passando molto inosservata. Io ho provato a, a farla vedere, ma purtroppo sai, con i 13 minuti di basket room non c'è tempo. È la squadra che gioca più possessi a zona di tutta la NBA e li ha incrementati in maniera esponenziale nell'ultimo periodo ha, fatto, ha proprio fatto un, un cambio così eh, giocando 52 possessi a zona nella partita contro i Mavericks dove a parte quelli che ha concesso in transizione ad Alas ha praticamente giocato tutta la partita a zona nella partita con Detroit quella che mi sembra che ha giocato subito dopo ha giocato 42 possessi a zona ne ha giocati 25 contro Filadelfia, ne ha giocati un po' meno contro Boston, ne ha giocati pochissimi stanotte sei possessi a zona contro Milwaukee, perché poi sceglie le sue squadre. In mezzo a, a questo stretch di partite qua, ad esempio, c'è una gara che loro giocano contro Miami che vincono, te la ricorderai, dove fanno zero possessi a zona, perché? Perché i Miami Heat sono la squadra la seconda squadra che gioca più possessi a zona di tutta la NBA e quindi dice Uilardi. Sanno come si gioca contro la zona, io la zona loro non gliela faccio vedere, non gliela metto. Dall'inizio dell'anno gli Utah Jets hanno giocato 510 possessi a zona e giocano il 15% dei loro possessi difensivi a zona. In questo 15% dei possessi gli avversari segnano 91, e 8, 91 a 92 se vuoi arrotondare punti per possesso, che è niente, che è niente. 0,92. Scusami, sì, 0,92. Se tu vai a vedere i numeri anche delle altre squadre, la mia domanda e che faccio a te è, ma perché le squadre NBA non giocano di più la difesa zona? Poi è vero che lì, lì dentro ci sono anche i numeri di, non so, New Orleans e Orlando, che per punti per possesso sono le due migliori squadre sulla difesa zona, però una ha giocato l'1,6% di possessi a zona e l'altra il 2,6%, e magari sono due robe improvvisate, buttate lì che, che gli avversari non si aspettano. Però, i numeri della difesa dell'NBA ci dicono che le squadre che giocano a zona e difendono a zona sono estremamente efficaci. E quel 15% di Utah e chiudo in realtà se prendi il campione delle ultime 8 partite è come se fosse il 30-35% perché la zona devi allenarla, devi avere tempo per allenarla e quindi la, la disponibilità, eh, le caratteristiche anche dei giocatori, che devono essere giocatori che sono in grado di, di supportare lunghi periodi di difesa a zona eh, ed è un insieme, no? quindi a, a Miami c'è tradizione e quindi il, il gruppo è sempre lo stesso e quindi è più facile poi insegnarlo. Toronto per lunghi anni è stata una delle squadre che faceva più eh, possessi a zona, perché? Perché il gruppo era quello, lo staff era quello, e ci impiegava di meno a far assimilare ai nuovi tutti quelli che erano i dettami e il, gli equilibri delle loro varie difese a zona. Quindi stiamo parlando comunque del 15%, cioè vogliono dire contati male, una quindicina di possessi a partita, eh. No, aspetta, sono... però il 15% è dall'inizio dell'anno, quando all'inizio dell'anno non facevano la difesa a zona. Se tu prendi le ultime quattro partite, stiamo parlando del 30-40% di possessi. Eh. Quindi vuol dire 30-40 possessi a partita, che, no, che sono tanti eh, comunque. E la Madonna, se tu pensi, allora, ma, eh, Utah, e quel numero l'ha incrementato nella seconda parte della stagione, fa il 15% di possessi a zona. La seconda squadra che lo usa di più è Miami, 12% dei possessi. La terza è Philadelphia che la fa nel 7% dei possessi e la fa per proteggere Embiid, lo, la fa chiaramente per proteggere Embiid. Sotto Philadelphia ci sono dei numeri che non, non sono neanche da contemplare certo, perché sono, certo. delle, sono delle, compar delle comparsate. Però è interessante perché Utah ha vinto 11 delle ultime 15, 8 delle ultime 10 con una rotazione a 10 giocatori dove uno dei giocatori più importanti e inamovibili è Simone Fontecchio, che all'interno, lui era uno che eh, ha, ha vissuto un, 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 un suo periodo all'interno degli Utah Jazz, dove siccome c'era l'idea, chi è che l'ha raccontato recentemente? Ah, no, non l'avete ancora visto perché deve uscire un allenatore italiano, che ha detto, io ho parlato con Simone Fontecchio che mi ha detto quando sono andato a Utah, dice no, no tu non devi... Eh, fare il palleggio del resto e tiro o tiri da tre o vai al ferro quasi come dire sono le, le analytics loro Simone nelle ultime tre partite in cui è stato decisivo difensivamente ha fatto 5-7-7 punti poi quelle due prime aveva 16-24 e quella famosa contro Dallas 12 quella prima contro Miami le tre prime 5-8-6 poi 16 poi 9-2-7 ma anche quando fa 7-2-9 gioca in quintetto gioca 30 minuti ed è fondamentale. E se tu lo vedi, perché io ho visto molte partite di Utah in questo ultimo periodo, è proprio tranquillo come linguaggio del corpo. Cioè uno che lo vedi che non è come quando entrava, che gli arrivava la palla che doveva tirare perché poteva dimostrare che faceva canestro. È... Capisce che può giocare lo stesso anche senza fare cinque canestri da tre punti. E in questo devo dire che Willardi è stato molto bravo. La domanda che ti faccio è... Secondo te, Utah può andare avanti così o è un, un gran momento? Ma secondo me posso andare avanti così perché l'anno scorso, se ti ricordi, quando erano tutti è vero che era erano stata la sorpresa probabilmente, no? Del, soprattutto della prima parte della, eh, di, della stagione. però questo facevano. Io sono molto contento che Simone abbia utilizzato il momento in cui le rotazioni degli Utah Jazz erano difficili perché avevano gli infortunati via dicendo. E lui si è preso il suo spazio. Non sono tanto d'accordo sull'idea che prima, quando giocava, non era così tranquillo, perché lui ha sempre avuto la faccia di bronzo che entrava, faceva quello che voleva fare e che aveva pochi minuti per poterlo fare, e invece, adesso gioca tanti minuti, dimostra, come abbiamo sempre detto, eh, che quando gioca in doppia cifra, e quando gioca tanto va tranquillamente in doppia cifra, ha aumentato mese dopo mese quello che è il suo. Il suo... Contributo alla squadra, 7 punti, 10 punti, 11 quasi 12 adesso a, a gennaio, quindi io sono sempre stato convinto che Simone con tanti minuti a disposizione è un bravo giocatore di rotazione di NBA e va a produrre quello che deve produrre, questo up and down del, dei punti, secondo me, è solo figlio del fatto della trasformazione no, che sta vivendo all'interno del, della squadra del suo ruolo all'interno della squadra no? se dovesse invece avere sempre lo stesso come sta facendo eh, sempre lo stesso impiego sui 30 minuti e eh, poi andranno a stabilizzarsi anche quelle che sono le sue eh, la sua produzione offensiva che per me è l'ultimo dei problemi invece difensivamente parlando ha fatto diverse partite dove è stato anche un fattore e probabilmente è questo invece che gli ha dato più minuti da parte di Hardy perché il anche l'anno scorso si diceva sempre: fa, fa, Farà fatica hard Hardy minuti perché quando ha, ha sempre un net rating negativo, ha sempre un plus minus negativo, e questo probabilmente lo vanno a vedere e quindi non si fidano. Invece, beh, adesso vedendo che, che è in grado di difendere, di stare e di dare anche una variabilità difensiva all'interno dei suoi ruoli, è una certezza in più perché l'altra certezza, cioè il fare canestro, la vedono in Simone, quella c'è per no, certo. perché è un talento Se... in allora lui si sta giocando, secondo me, una grandissima chance per il rinnovo di contratto, non so se aiuta altrove, e io oggi, anche se ha meno esperienza, lo metto nel regime dei... Poi tu, un, si può discutere, uno è più atleta, l'altro è più esperienza, uno è più forte, l'altro è più fisico, uno è più continuo, tutto quello che vuoi, però stiamo parlando, secondo me, di... La categoria è, ti faccio tre nomi. Pat Conaton, Grayson Allen di Vincenzo. Fanno cose diverse tutti e tre, ma diciamo un giocatore bianco, affidabile, che sappia fare un paio di cose bene. E questi tre giocatori che ho nominato sono giocatori che, diciamo, sono all'interno di un regime di 10 milioni di dollari all'anno di contratto. Quindi se, se Simone riesce, secondo me, eh, domani a portare a casa un... 30 milioni di dollari per 4 anni o 25 per 3, una roba del genere, secondo me fa veramente un bel colpo e assolutamente per quello che sta dimostrando è un giocatore che merita di stare lì e merita di prendere quel, quel contratto lì e, e merita di avere la chance di, di, di giocare. In una squadra, sai, aiuta anche una squadra giovane che sta facendo crescere dei ragazzi giovani all'interno della sua squadra. Quindi riesce a ottenere dei risultati anche facendo crescere, eh, penso a George no? Facendoli crescere. Vediamo, io sono curioso di vedere se faranno delle, dei movimenti nel, nel periodo della trade deadline. Perché tanto vincere non vincono. E quindi magari a un certo punto dicono diamo Marcanen a Miami. Sto inventando. Eh, e noi prendiamo Hackett eh, sto strainventando, non credo che Miami se ne voglia liberare, perché è più futuribile, oppure lo danno a una squadra che sceglierà alta al draft e quindi avranno delle scelte al draft per continuare a costruire la squadra. Quello sarà interessante vedere se Utah si muoverà prima della trade deadline. Però sono, sono interessanti e, e Simone, veramente sono felicissimo perché sì, ha trovato io. la sua collocazione. Anch'io, anch meritatamente. Scusa. Super. Va bene Matteo, ci dici, ricordiamo per quelli che sono arrivati dopo, che trovate tutta la puntata sul nostro canale YouTube, eh, eh, ci dici lui, è, lui, questo signore qui, è a Parigi in questo momento perché eh, coprirà eh, il Paris Game. Il programma di domani e i giocatori con cui avete già concordato le interviste allora domani faremo la classica giornata di allenamenti delle, delle due squadre quindi dalle 11.30 a mezzogiorno c'è il, um, il primo dei due allenamenti aperti eh, poi ci saranno le interviste poi ci sarà un'ora strana dove ci sarà un clinic dei, dei Brooklyn Nets poi ci sarà l'altra intervista con l'altra squadra e l'altra mezz'ora libera. Quindi domani da, dalle 11 e mezza alle 2 saremo eh, al palazzetto non eh, qui alla Corarena, Arena eh, per fare le interviste, per fare un po' di immagini, per guardare gli allenamenti sperando che ci diano i quattro giocatori che ci hanno dato, che se ci li danno saranno Cam Thomas e Michael Bridges per eh, per Brooklyn e udite udite, Ivan Mobli e Donovan Mitchell per i Cavs, speriamo che purtroppo l'esperienza mia nei due anni di finals e tua da più anni ci dice che all'ultimo momento spesso arrivano, oh non c'è più Mitchell, eh, vi do il magazziniere, può succedere, eh, però speriamo di no. Eh, poi domani pomeriggio volevamo andare a guardare la NBA House che apre nel pomeriggio eh, perché così eh, facciamo un po' di contenuti per basket room là che potrebbe essere figo come location e poi andiamo a guardare anche l'NBA House che è in centro sparato a Parigi eh, e poi giovedì invece eh, scusami venerdì eh, scusami giovedì faremo la partita e con i vari collegamenti con Squarespace 24 che ci saranno anche domani ai soliti orari e eh soliti orari mezzogiorno e mezzo l'una e 50 più o meno la classica del basket a sky eh, sì. e, e 5 e mezza faremo probabilmente un collegamento prima della partita verso le 7 adesso vedremo con sky sport 24 e quello probabilmente dell'1.50 e 50 rimarrà come, come ogni giorno allora le, le partite più o meno da non perdere sono il Paris Game che faremo in diretta alle 20 su sky sport eh, tra l'altro è anche una partita rispetto a quelle che sono arrivate negli ultimi anni un po' più accettabile perché Cleveland-Blue potrebbe essere divertente nella stessa notte io vi ricordo di segnare cerchiare, registrare, poi troverete il giorno dopo il commento in italiano c'è cioè Milwaukee-Boston quindi le, le due migliori squadre in questo momento ad est segnatevi anche nella notte tra sabato e domenica la partita tra Milwaukee e Golden State due squadre in difficoltà però sempre una partita di un certo fascio con Golden State che va a Milwaukee. Vediamo se è già una di quelle partite in cui rientrerà Draymond Green. Perché ci siamo. Dovrebbe essere prossimo al rientro. Le prossime partite. Golden State, a quella lì contro Milwaukee. E eh, ti dico, se ne ha qualcuna prima. No, sai che Golden State non gioca più fino a sabato. Ma è possibile che non giochi più fino a sabato, addirittura? se vuoi vado a riguardare anch'io ma... no, guarda, te lo dico io che ce l'ho qua allora. è possibile perché quando partono e vanno a fare il giro in trasferta è anche possibile che loro poi gli diano tempo no, giocano contro New Orleans no, ho detto una cagata, giocano contro New Orleans, giocano a Chicago addirittura quella di Milwaukee in back to back, giocano a Chicago e poi Milwaukee anche se sono molto vicine e poi in Memphis, C hanno un bel filotto, fanno 13, 14, 16, 18, Chicago Milwaukee, Memphis Utah quella di Memphis è il Martin Luther King. La trovate in diretta mezzanotte prima, dalle 20:30, cinque partite in diretta basket, come abbiamo già fatto anche gli altri anni, dove facciamo i giri sui campi, dove ci manda l'NBA. Quindi questo è l'appuntamento: con delle belle partite che arrivano a cominciare da, uh, dal Paris Game, fino al Martin Luther King. Con, Partite in orario italiano fatte con diretta basket e a mezzanotte Golden State Memphis, ma Golden State Milwaukee anche nella notte tra sabato e domenica, quindi assolutamente da non perdere. Qualcuno dice che l'anno prossimo a Parigi ci vanno i San Antonio Spurs, chissà come mai, chi l'avrebbe mai Vabbè. detto? Vabbè. Teo, ti lascio perché tu hai del lavoro da fare, yes, quindi vai con Dios. Eh, io come al solito ti faccio sparire con la forza delle mie dita. Ciao Matteo, ci vediamo alla prossima puntata, via. E non mi resta che salutare anche tutti voi per averci fatto compagnia. Vi ricordo sempre, se non seguite il canale, fatelo, Mettete, iscrivetevi al canale di Area52 perché andando avanti probabilmente riusciremo a fare anche sempre più contenuti. E seguite il canale, seguite soprattutto anche il lavoro che fanno i ragazzi del, dell'Eurolega che fanno un lavoro straordinario. NBA e Eurolega sono i due riferimenti di questo canale. Area 52, ragazzi. Alla prossima, direi già settimana prossima. Ci vediamo, ciao.